Benvenuti in questo nuovo tutorial, proseguiamo con il nuovo CD e suoneremo insieme il secondo brano che si intitola Dalla nascita del sole. Gli accordi li potete trovare all'interno del compendio contenuto nella confezione del CD. Nell'introduzione al brano leggiamo che il brano è consigliato nell'apertura della preghiera comunitaria, dove favorirà certamente la lode e il rendimento di grazie e contribuirà a sollevare i cuori dagli inevitabili pesi della vita. Il brano è molto semplice, è composto da una strofa che si ripete due volte e da un ritornello. Gli accordi sono il Re, Mi minore, la settima e Re. Questi sono gli accordi presenti sulla strofa, dopodiché poi sul ritornello, prima di un Re settima, abbiamo il Sol, Re, poi abbiamo Fa diesis settima, praticamente dal Fa diesis possiamo alzare il mignolo, su che Fa diesis settima, se ci viene difficile possiamo lasciare tranquillamente il mignolo sul quarto tasto, quarta corda. Poi abbiamo un'altra volta Sol, la settima e Re. E poi con il Re settima andremo a ripetere un'altra volta gli accordi del ritornello. Passiamo adesso allo schema dell'accompagnamento. All'inizio vedete vi è la lettera B che indica che il plettro andrà a pizzicare una delle corde basse dell'accordo. Quindi in questo caso sull'accordo maggiore del Re, prima andremo a pizzicare la quarta corda, poi faremo un movimento in giù e un movimento in su del braccio, e poi la quinta corda, movimento giù e movimento all'insù. Facciamolo quattro volte di seguito, sempre sull'accordo maggiore del Re, lo faccio lentamente. Allora, praticamente il trucco per capire qual è la prima corda da suonare sull'accordo è che se siamo sull'accordo maggiore del Re, la prima corda basso che noi suoneremo è la quarta corda che si chiama Re. E poi la seconda è quella più vicina alla quarta corda, che è la quinta corda come accordo basso. Quindi dopodiché poi, ad esempio sugli altri accordi, se noi andiamo sul Mi minore, suoneremo prima la sesta corda che si chiama Mi e poi la quinta corda che è quella più vicina alla sesta corda. Dopodiché quindi poi abbiamo la settima, suoneremo prima la quinta corda che si chiama La e poi potremo suonare o la sesta corda che è Mi o la quarta corda che è Mi. E poi un'altra volta il Re. Sempre prima quarta corda e poi quinta corda. Adesso ve lo faccio vedere lentamente. Partiamo sempre dal Re, quindi quarta corda, quinta corda, quarta, quinta, quarta, quinta, quarta, quinta, Mi minore sesta, quinta, La quinta, Re, quarta e quinta corda, quarta e quinta corda. Andiamo adesso ad eseguire l'accompagnamento alla velocità originale del brano, quindi utilizzando il metronomo a 130 bpm. 1, 2, 3, 4, Re. Re.
poi con il Re settima andremo ad introdurre il ritornello. Allora, adesso andiamo ad ascoltare la strofa con il brano musicale. Dalla nascita del sole fino al suo tramonto. Siamo giunti quindi sul ritornello che viene introdotto dal Re settima, che è l'ultimo accordo della strofa. Quindi sul Re settima pizzicheremo prima la quinta corda, prima la quarta corda e poi la quinta corda. Quindi abbiamo Sol, sesta corda, quinta corda, sesta corda, quinta corda, sul Re quarta corda e poi quinta corda. Fa diesis settima, prima sesta corda e poi quinta corda. E poi Sol, sesta corda e quinta corda. La facciamo quinta corda e poi sesta corda. E Re, quarta corda e poi quinta corda. Settima, quarta corda e quinta corda. Sol, sesta corda, quinta corda. Re, quarta corda, quinta corda. Diesis, sesta corda, quinta corda, Sol, sesta corda, quinta corda, La, quinta corda, sesta corda, e Re, quarta corda, quinta corda. Allora adesso andiamo ad ascoltare il ritornello. Il tutorial è finito qui, ci vediamo lunedì prossimo alle 14.30 sui social del Rinnovamento nello Spirito Santo, quindi su Facebook e su YouTube. Ciao!